Bergamo Film Meeting negli ultimi anni ha dato un spazio speciale alle questioni sociali, alle questioni politiche. La scelta di fare una retrospettiva sul cinema di Robert va un po' in questa direzione, no? Tu, diciamo, dai tuoi primissimi film, dalle Derniere Te fino alle Nevi del Kilimangiaro, ti sei sempre occupato della condizione degli sfruttati, dei subalterni, della classe operaia. Vorrei chiederti perché hai scelto di focalizzare il tuo cinema su quell'oggetto in particolare. No, la prima ragione... Ah sì, in francese. Sì, meglio. No. Io parlo bene italiano, veramente. Sì. No, la première raison, c'est que je suis né en fait dans ce monde-là. Je suis né dans ce monde-là, j'y ai grandi. Mon père travaillait sur les quais, sur le port. Il était électromécanicien. Et ma mère faisait des ménages. Et elle le dit toujours. Et c'est vrai que je suis né dans ce quartier qui était composé à 90% d'ouvriers qui travaillaient sur le port ou dans les usines au-dessus du village, qui étaient des usines de produits chimiques et une cimenterie. Et oh non, attendez, bien. Et sono i fascisti, non? Et donc, si vous voulez, j'allais dire, je me suis toujours senti comme une responsabilité à porter la parole. En fait, je dis, si mon père pouvait parler, il aurait peut-être dit ce que j'ai dit, quoi. Je me suis dit que j'étais comme un écrivain public. Voilà, j'écrivais pour eux. La ragione è che io provengo da quel mondo, da quell'universo, e dove io sono nato e dove sono cresciuto. Mio padre lavorava al porto, era meccanico navale, mia madre era una donna di servizio, e l'80% degli abitanti di quei quartieri lavoravano al porto o nelle fabbriche a monte del villaggio, che erano fabbriche di chimiche. Quindi in qualche modo mi sono sentito responsabile di diventare il portavoce di questa gente. Mi sono sempre detto se mio padre avesse potuto parlare avrebbe parlato di loro, e a questo punto ho deciso di assumere il ruolo del pubblico scrivano. E se vous voulez la canto, mais je crois que ça c'est moi je l'ai fait consciemment en fait, mais je crois que beaucoup de cinéastes le font inconsciemment. C'est-à-dire que faire des films pour du public, comme je disais hier, là, on en a déjà parlé, faire des films pour du public, en français, ça veut dire à l'attention d'un certain public, mais ça veut dire aussi à la place de notre public. Donc je crois que tous les auteurs sont, malgré eux, de manière souvent inconsciente, les porte-parole de la classe sociale, du milieu, du monde dans lequel ils sont nés. Et beaucoup de le cinéma est quand même fait à 80% ou 90% aussi, je crois, par des gens qui viennent de la petite bourgeoisie, en fait, qui sont fils de professeurs, fils de d'ingénieurs, d'instituteurs, parfois d'intellectuels, en fait. Du coup, je crois que il y a assez peu de gens qui sont issus, en fait, du monde ouvrier et qui en parlent, et qui ne parlent quasiment donc que de ça, comme c'est mon cas. Donc, écoutez, si j'ai une fonction sociale, c'est peut-être celle-là, de justement représenter ce monde-là, qui est très peu visible dans l'histoire du cinéma, qui est souvent l'arrière-plan, qui est souvent flou. Le peuple est souvent le figurant dans les histoires, n'est pas le personnage principal. Donc moi, j'ai décidé de prendre des personnages populaires et d'en faire des héros, et de leur prêter toute la complexité de l'umanité, donc de leur prêter tous les défauts et toutes les qualités de l'umanité. Io questa scelta l'ho fatta coscientemente, e gran parte dei cineasti la fanno inconsapevolmente, nel senso che naturalmente per un regista, un cineasta, fare un film
per un pubblico vuol dire sicuramente catturare l'attenzione di questo pubblico, ma vuol dire anche mettersi nei panni dello spettatore che ogni cineasta è innanzitutto e in primo luogo. E inevitabilmente questo porta a riflettere la classe sociale di appartenenza, l'ambiente e il mondo in cui un cineasta, un regista nasce. 90% dei cineasti proviene ha un'estrazione piccolo borghese, sono spesso figli di professori, di insegnanti, di ingegneri, di intellettuali veri e propri, e pochi provengono dal mondo operaio come è il mio caso. Quindi io mi sono sentito investito di questo ruolo sociale per rappresentare questo mondo che non è quasi mai mostrato su un grande schermo, che spesso è lasciato in secondo piano, un po' sfocato come ritratto, e il popolo è come se fosse sempre la comparsa nei film, e invece io ho deciso di dare a loro il ruolo dei protagonisti. Questi personaggi popolari diventano eroi, e nel tratteggiarli mi è stato permesso di riuscire a descrivere anche la complessità dell'umanità con i difetti e i pregi di ognuno. Sì, ricordo che è un'intervista aperta, è un dialogo col pubblico, quindi se qualcuno vuole intervenire si faccia avanti senza problemi. Intanto io vi chiedo una cosa a tutte e due sul lavoro del cinema, no? Perché poi a voi piace anche definirlo proprio lavoro, no? Magari poi ci arriviamo anche a questo. Credo che il pubblico di Bergamo si sia appassionato anche al fatto che per i vostri film, nei tuoi film, ci sono sempre gli stessi attori, e quindi è una piccola famiglia, al di là del fatto che voi siete marito e moglie, ma siete tutti una piccola famiglia. Questo crea anche si può dire un lavoro più intimo, no? Nella realizzazione dei film, e questo lo sappiamo. Io vi chiedo, oltre agli innumerevoli pregi che questo comporta, ci sono anche dei contro, cioè ci crea qualche problema avere a che fare sempre con i soliti amici, soprattutto ad Arian, che nel catalogo diceva che ci sono dei momenti in cui lavorare con gli amici di una vita diventa anche un po' complicato, no? No, non è vero. Pourquoi voudriez-vous que ce soit compliqué de travailler avec des amis? Perché mai dovrebbe essere complicato lavorare con gli amici? No, si vous voulez parler de Marie-Jo, ça c'est une autre histoire. C'est, voilà, ce qui était difficile, c'est de coucher avec mes deux meilleurs copains pendant que mon mari me regardait. Marie-Jo è un'altra storia, lì la difficoltà è stata andare a letto con i miei due migliori amici mentre mio marito mi guardava. Ça c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Mais en fait, c'est moins difficile de coucher avec quelqu'un qu'on connaît pas. Parce que c'est du travail, parce que ça arrive, ça m'est arrivé sur d'autres films avec d'autres réalisateurs, en l'occurrence des réalisatrices, de me retrouver dans un lit avec un acteur qui n'était pas mon ami. Je ne dis pas que c'est facile, mais je travaille. Mais effectivement, vu le rapport que nous avons, qui la plupart du temps est un avantage, c'est-à-dire de travailler dans cette complicité-là avec des acteurs, à ce moment-là, ça devenait compliqué. Parce que nous sommes vraiment, si vous voulez, nous sommes véritablement amis. L'amitié, c'est de l'amour platonique, en gros, vous voyez. Et là, d'un coup, il fallait que ça ne soit pas platonique. Donc, ça devenait très compliqué. Mais je crois justement que parce qu'on est amis, on est arrivé à passer par-dessus ça, mais avec des épisodes effectivement très rigolos, quoi. Ma la vera difficoltà in realtà è stata con loro, e forse è meno difficile andare a letto con qualcuno che non si conosce. Mi è capitato di girare delle altre scene
con degli attori che non erano amici, trovarmi a letto con loro, lavorando con altri registi e in particolare con registe, non dico che sia stato facile, ma l'ho preso come un lavoro punto e basta. Il nostro rapporto, il rapporto che ci lega normalmente è un vantaggio. Nel caso di Mary Jo il lavoro era estremamente complesso e reso ancora più complicato proprio dal fatto che eravamo amici, perché l'amicizia in fondo è un amore platonico e durante le riprese di quel film in realtà l'amore non doveva essere più platonico ed è stata questa la complessità, ma proprio il fatto di essere amici ci ha permesso di superare le difficoltà. Mais si vous voulez que je vous raconte une petite anecdote, je peux vous la raconter. Oui. Donc, on devait tourner tout nu et faire l'amour. Et je connais Gérard Mélan. En l'occurrence, on a d'abord tourné toutes les séquences d'amour avec Gérard Mélan, d'abord, et après, celle avec Jean-Pierre Darroussin. Quand je suis arrivée à Marseille pour tourner, Gérard était extrêmement bronzé, superbe. Et je lui dis, mais comment ça se fait que tu es bronzé comme ça? Il me dit, parce que pour m'habituer à être nue, depuis un mois, je vais dans un camp de naturistes tous les jours pour supporter d'être nue. E siccome di aneddoti ce ne sono tanti, ve ne racconto uno e riguarda ovviamente le scene d'amore che abbiamo dovuto girare completamente nudi. Io ho girato prima tutte le scene con Gérard Mélan e poi tutte le scene con Jean-Pierre Darroussin. Quando sono arrivata a Marsiglia per girare le scene con Gérard, me lo sono trovato davanti abbronzatissimo e magnifico. E a quel punto gli ho detto, ma com'è che sei così abbronzato? E lui mi ha risposto, per abituarmi a stare nudo ho frequentato un campo nudisti per un mese intero, ogni giorno. Il mi dit, est-ce que demain tu veux venir avec moi? E come moi je suis, vous savez, je suis une grande gueule, j'ai jamais peur, ce qui est complètement faux, mais j'ai jamais peur. J'ai dit, évidemment, je viens. Donc nous sommes partis le lendemain matin en voiture et on discutait scénario, cinéma. Et puis, fur et à mesure qu'on arrivait près du camp de naturistes, on ne parlait plus du tout. E a quel punto mi ha detto, domani vuoi venire con me? E siccome io ho una faccia tosta pazzesca, non ho mai paura di niente, gli ho detto sì, perché no? Così siamo saliti in macchina, ci siamo messi a chiacchierare della sceneggiatura, abbiamo parlato di cinema e man mano che ci avvicinavamo a questa spiaggia di nudisti non parlavamo più assolutamente. E quand on est arrivé au camp naturiste, il y avait un gardien qui nous a reçu e il avait une casquette, une petite banane autour du corps et des baskets et basta. Alors donc on a essayé d'être dégagés et intelligents. Nous sommes rentrés et il y avait des gens nus qui bronzaient de partout et je me disais mais c'est pas possible, comment on va faire? Et on marchait sur la plage et on n'arrêtait pas de marcher. Et à un moment donné, Gérard me dit, Ariane, il faut y aller là. Et donc, j'ai fait un truc complètement stupide. Je me suis tournée pour me déshabiller. Ce qui était idiot. Et lui, il s'est tourné de l'autre côté. Et donc, on s'est retrouvés dos à dos. Nu, et d'un coup je l'ai entendu qui me disait « Le mieux, ce serait qu'on nage, ça va nous aider. » Et donc on est parti sans se regarder dans la mer, et après il a fallu sortir de l'eau. Et c'est là où ça a été le plus difficile. Siamo arrivati a questo campo nudista e ci ha accolto un guardiano che aveva un berretto, una specie di banana davanti e un paio di ciabatte e nulla di più.
A quel punto abbiamo detto ok, siamo intelligenti, cerchiamo di comportarci in modo disinvolto e abbiamo cominciato a camminare circondati da persone completamente nude che prendevano il sole. E io man mano mi dicevo ma non è possibile, com'è che possiamo fare a questo punto? E continuavamo a camminare e Gerard non diceva niente e a un certo punto abbiamo detto vabbè dobbiamo spogliarci e io ho fatto questa cosa assolutamente sciocca di girarmi per spogliarmi e a quel punto lui ha fatto altrettanto, per cui ci siamo trovati nudi spalla a spalla. A quel punto Gerard ha detto forse la cosa migliore che possiamo fare è andare a fare una nuotata e così almeno non dobbiamo guardarci. La cosa più complicata poi è stata uscire dall'acqua, a quel punto è stato il momento più difficile. Ma ça c'est le pas le plus dur, parce que le plus dur c'est le premier jour où on a tourné. Parce que Robert nous fait le premier jour de tournage, c'est une scène d'amour. Donc moi, un quart d'heure avant de tourner, j'ai dit je peux plus le faire, je le fais pas, j'y vais pas. Alors Gérard avait porté du whisky, donc il m'a fait boire du whisky. Comme je ne bois jamais, ça m'a aidé. Et puis, il a fallu se mettre en place pour tourner, et donc Gérard était allongé sur le lit, et moi j'étais à cheval sur Gérard. Et Robert nous dit, c'est la fin de l'acte d'amour et vous riez et vous êtes heureux. Et Gérard, en dessous de moi, allongé, disait tout doucement, il est fou ce mec, il est fou, il est fou ce mec, il est fou. Et donc Robert dit moteur. Et donc il fallait avoir un rire magnifique et c'était... Et on fait horrible. Et lui, il se met en colère en hurlant, mais vous êtes mauvais, c'est pas possible, on peut pas faire ça, c'est incroyable. Alors là, je suis rentrée dans une immense colère. Et je lui ai dit, écoute-moi bien, on est en train de faire ce que tu as écrit, c'est difficile, alors maintenant tu fermes ta gueule, parce que sinon tu viens le faire à notre place. On va recommencer, mais il nous faut du temps. Et pendant tout ce temps-là, il y avait l'autre en dessous qui disait « Il est fou ce mec, il est fou, il est fou ce mec, il est fou. » Ma vi racconto un altro aneddoto che è quello che mostra la difficoltà più grande, cioè il primo giorno di riprese. Naturalmente il primo ciak è stata una scena d'amore. Robert ha aggiunto «bisognava buttarsi subito». E 15 minuti prima di iniziare le riprese io ho detto no, non lo faccio più, mi dispiace, io questo film mi rifiuto di girarlo. Gerardo aveva portato una bottiglia di whisky e io non bevo mai, me l'ha dato e devo dire che mi ha un pochino aiutata. La scena prevedeva che Gerard fosse steso sul letto, io fossi a cavalcione sopra di lui e Robert ci aveva detto avete appena fatto l'amore, quindi dovete avere un bel sorriso, siete contenti. E io ero sopra Gerard che continuava a dire è pazzo, Robert è completamente pazzo. E Robert ha detto motore, ha iniziato a girare e avremmo dovuto avere questo sorriso sereno, bello, pieno e invece facciamo delle risatine isteriche. A quel punto Robert ha interrotto le riprese dicendo ma state recitando malissimo, non è possibile, che roba è questa? Io a quel punto mi sono arrabbiata, gli ho detto taci, stiamo cercando di fare quello che tu hai scritto ma devi darci tempo, se non hai la pazienza vieni tu al mio posto. E a quel punto lui abbiamo ripreso, si è calmato, non ha più aperto bocca e mentre giravamo la scena però Gerard continuava a dire è pazzo, è completamente pazzo. C'est la seule fois où on s'est mis en colère contre Robert. È l'unica volta in cui ci siamo arrabbiati con Robert. E Robert, tu cosa dici della scena? No, in generale, del fatto di lavorare sempre con la stessa famiglia. No, en fait, ce qui est tout à fait différent des autres films. C'est que, enfin, les autres manières de tourner,
c'est que nous n'avons entre nous aucun rapport de force, en fait. Nous tournons de manière tout à fait, je pense, libre, et je crois que les acteurs, mais même moi comme metteur en scène, sommes capables, parce qu'on est entre nous et parce qu'on a une confiance en nous extrêmement forte, on est capable de tout essayer, en fait, de proposer beaucoup, d'être en toute liberté. On n'est pas dans l'apparaître, je ne suis pas obligé de faire celui qui sait, de faire le metteur en scène, de jouer, d'imiter le metteur en scène. L'acteur ne fait pas l'acteur, on travaille tout simplement dans une très belle ambiance et sans aucun, en toute liberté. Ça, c'est la familiarité qui fait ça quand même. Ma c'è una differenza in questo film che riguarda il modo di girare. Normalmente tra di noi non esiste alcun tipo di rapporto di forza, e la nostra amicizia fa sì che ci sia fra noi un rapporto completamente libero, c'è una grande fiducia reciproca, e questo genera un'energia positiva fatta di tanti contributi, di proposte. Io mi sento sereno, libero, non costretto a indossare i panni del regista, e gli attori non si sentono costretti a indossare i panni degli attori. Quindi l'atmosfera del lavoro è estremamente positiva in termini di energia. Un altro membro della famiglia è Marsiglia, ovviamente. Diciamo che l'atmosfera di Marsiglia in questi giorni a Bergamo Film Meeting è un po' travalicata i confini della sala. Se venivate qui al bar c'erano varie persone che bevevano il pastis. Nel catalogo che abbiamo pubblicato per la retrospettiva curato da Angelo Signorelli, Christophe Kantchev ti definisce un regista di quartiere. E anche Ariane è di Marsiglia, ovviamente. Quindi diteci qualcosa della presenza di Marsiglia nel vostro cinema, che è molto presente, molto qualificante. Oui, je crois que là aussi quand même la première raison c'est que je suis né à Marseille. Donc je dis que Marseille est ma, c'est un peu un abus, mais je dis que Marseille est mon langage, en fait, c'est-à-dire que la lumière, la végétation, les matériaux dans lesquels sont construites les maisons, enfin l'architecture, enfin tout ça, le port bien sûr, les quais, mais aussi en termes de contenu, c'est Marseille est une ville extrêmement métissée, tout ça c'est ce qui m'a formé, en fait, c'est mon langage cinématographique, Marseille. La ragione principale è che io sono nato a Marsiglia, e quindi Marsiglia è la mia lingua, è il mio linguaggio, è la mia luce, la mia vegetazione, i materiali con cui sono costruite le case, l'architettura della città, il porto, i moli. E poi a livello di popolazione è una città meticcia, quindi Marsiglia è veramente il mio linguaggio cinematografico. Oui, voilà, c'est plus, si vous voulez, je fais, je fais pas des films sur Marseille. Je fais des films, j'allais dire, en marseillais. Non posso dire di fare film su Marsiglia, faccio film in marsigliese. Parce que je pourrais, comme je dis toujours, si on prend les scénarios que j'écris, si on prend par exemple le scénario des neiges du Kilimanjaro, sans changer une seule ligne, on peut tourner ce scénario ailleurs qu'à Marseille, bien entendu, à peu près partout dans le monde. En tout cas dans le monde occidental où ce programme, où cette problématique de la guerre des pauvres existe, on peut tourner ça absolument partout. Par contre, Marseille lui donne sa forme, en fait. C'est pour ça que je dirais plus que Marseille est une forme, n'est pas un contenu pour moi. Perché spesso le sceneggiature dei miei film, prendiamo ad esempio quella di Le nevi del Kilimanjaro, potrebbero essere ambientate in qualunque altra località senza la necessità di cambiare neanche una riga. Le nevi del Kilimanjaro potrebbe essere ambientato in qualsiasi paese del mondo occidentale dove esiste la guerra tra poveri oggigiorno, e quindi Marsiglia è come se desse la forma ai miei film ma non la sostanza. Certo, prego. Le chiedo come mai in questo momento così complicato per l'Europa siete pochi i registi, lei, Ken Loach e qualche altro, che si occupa di temi sociali in un momento in cui ce ne sarebbe molto più bisogno.
aspetta di... Oui. 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 Non, je crois, vous savez, je crois que c'est lié très très fortement à ce que je disais un peu tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire, je crois que, au fond, le cinéma est quand même fait avec deux... Il est encerclé par deux groupes de personnes, en fait. Le milieu d'origine du cinéaste et le public du cinéma aujourd'hui. Le cinéma est quand même un art qui est toujours lié à l'industrie, donc qui est un art cher, coûteux, qui est lié au commerce. Et le public, en fait, le public du cinéma aujourd'hui dans nos pays, je pense que c'est vrai en Italie, c'est vrai en France, c'est vrai dans toute l'Europe, le public n'est plus le grand public populaire. Le public populaire ne va plus au cinéma. Donc, mécaniquement, en fait, les cinéastes n'écrivent pas pour lui. Ils écrivent pour le public qui va au cinéma, et on fait beaucoup plus de films, effectivement, dans la petite bourgeoisie aujourd'hui que ce qu'on en faisait auparavant. Le grand public populaire est devant la télévision aujourd'hui, n'est plus au cinéma. Ma credo che questo sia dovuto un po' a quanto dicevo prima. Diciamo che il cinema è formato da due macro realtà. Una è l'ambiente, l'altro l'ambiente di realizzazione del film, e l'altro è il pubblico. Naturalmente il cinema, in quanto industria, è legato a determinati criteri. E il cinema rispetto agli spettatori, cioè al pubblico che va a vedere i film nelle sale, parliamo dell'Europa, quindi d'Italia, di Francia e di tanti paesi, non è più il grande pubblico popolare come era una volta, è prevalentemente la borghesia, e quindi istintivamente un cineasta tende a scrivere per un pubblico che va a vedere i suoi film in sala, e quindi per la borghesia. Et c'est vrai que, si vous voulez, moi je suis producteur aussi, je produis beaucoup d'amis, d'autres cinéastes. C'est très étonnant comme dans tous les financements en France, les télévisions, les banques qui financent le cinéma, les distributeurs, etc., quand on va chercher de l'argent, on nous dit « Ah non, on ne va pas faire encore un film sur des chômeurs, encore un film comme les Dardenne ou comme Ken Loach ou comme... bon. » Ça va, il y a déjà eu trois cette année, voyez ce film-là. Par contre, on ne nous dit jamais, vous allez encore faire un film sur un dentiste qui trompe sa femme avec sa jeune assistante et qui a des problèmes avec sa grand-mère qui l'engueule, et tout ça se passe dans le centre-ville, près du parc des Buttes-Chaumont à Paris. Ça, on fait des films, on fait 200 films par an comme ça en France, ça gêne personne. Io sono anche produttore, quindi quando mi capita di produrre i lavori di altri cineasti, quindi di cercare di montare la produzione di un film, e vado a parlare con i vari enti finanziatori, con le televisioni, con le banche, con i distributori, regolarmente mi sento dire: oh, non vorrete fare un altro film sui disoccupati? Cioè, l'ha già fatto quest'anno i Dardenne, che Loach, ci sono già 3 film sui disoccupati quest'anno. Però nessuno obietta mai sull'ennesimo film del dentista che tradisce la moglie con la sua assistente di studio e che ha problemi con la nonna e la suocera. Possono esserci anche 200 film su questo tema, ma non sembra dar fastidio a nessuno. Buonasera, io volevo dirle che intanto le parole che lei ha usato per definire il suo lavoro sono le stesse che Albert Camus ha usato per definire la sua scrittura, dicendo che lui scriveva per le persone che non avevano la parola. Evidentemente le milieu anche, non dico lo stesso, ma insomma comunque si assomigliava molto, e questo mi fa molto piacere. Secondo, un'altra riflessione è che nel suo cinema c'è molta letteratura, ecco, ci sono molte citazioni letterarie, e quindi c'è veramente una riflessione sulla lingua che spesso non si trova. I dialoghi, la cosa straordinaria è che i dialoghi, che potrebbero essere anche retorici in certi momenti, in realtà sono carichi di una tale umanità che questo riscatta questo senso poetico dei dialoghi. La terza cosa che io ho notato nel suo film, che mi è piaciuto moltissimo,
è che i suoi suo film è vero che hanno un taglio sociale, e tuttavia direi che hanno anche un taglio sacro, perché c'è una ricerca religiosa molto molto importante. E la cosa che a me ha fatto particolarmente riflettere, e anche mi è piaciuta molto, è che lei ha la capacità di trasformare i gesti quotidiani in gesti sacri. E io volevo sapere questo modo di accostarsi al sacro, se le viene dalle sue radici armene oppure semplicemente no. Ecco, grazie. Una bella critica, gli devo scrivere nel Cineforum. No, c'est vrai que c'est peut-être le fait de que le cinéma sacralise ce qu'il filme est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est vrai que, mais alors là, par exemple, c'est probablement, ça a peut-être quelque chose à voir avec mon éducation religieuse. C'est vrai, j'étais donc les Arméniens sont très 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 croyants, très chrétiens. Et ma mère, qui est allemande, est de la seule région d'Allemagne qui est catholique, en fait, de la Westphalie. C'est la seule région qui est catholique, le reste de l'Allemagne est plutôt protestant. Donc, catholique avec la représentation qui existe. Et c'est vrai que dans mon éducation, je pense que l'Église, je crois que c'est toi qui dis ça dans Rouge Midi, le personnage le dit, d'aimer beaucoup les églises, en fait. Comme l'Église, c'est déjà, aller dans une église 5 minutes, c'est déjà être en rapport avec des formes. C'est un apprentissage artistique, bien entendu. Il y a la lumière, les vitraux, la musique, l'orgue, les chants, bien entendu la peinture, les tableaux. Donc c'est peut-être mon premier rapport dans ce quartier ouvrier, c'est peut-être mon premier rapport avec l'art. È vero che mi interessa il modo in cui il cinema tende a sacralizzare quello che riprende, quello che filma, e probabilmente questo è legato a un'educazione indubbiamente religiosa che io ho ricevuto. Gli armeni sono tutti molto credenti e molto cristiani, e mia madre tedesca viene dall'unica regione della Germania, la Westfalia, che è cattolica, mentre tutte le altre sono protestanti. Ed è vero che, lo dice uno dei personaggi a un certo momento, basta entrare e stare 5 minuti in una chiesa che si entra in contatto con le forme della chiesa e con un'atmosfera particolare, una chiesa che è fatta di tanti elementi, del suono dell'organo, degli incensi, dei banchi, ma anche delle pitture. E probabilmente il mio entrare in chiesa nel mio quartiere è stata la prima forma di contatto con l'arte. Sì, et sinon, Camus est effectivement quelqu'un que j'ai beaucoup lu, et c'est une référence, et je pense particulièrement donc au livre qu'il n'avait pas terminé, qui est le livre sur son père, le premier homme, hein, voilà, qui est très 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 beau. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et le rapport au dialogue, non, mi ricordo di tre punti, mais... Et le rapport au dialogue est aussi... je crois que quand on fait un cinéma de personnages, en fait, les dialogues sont très importants, bien entendu. Parce que, et je dis ça aussi par rapport aux acteurs, je pense que si on fait un théâtre de personnages, on fait forcément un théâtre où les acteurs ont beaucoup d'importance, leur capacité à jouer, leur performance de jeu. Et pour qu'un acteur joue, je continue à penser qu'il faut quand même qu'il ait du dialogue. Évidemment, on joue aussi avec son corps, avec son regard, avec... Bon, mais quand même, bon... L'expression au cinéma passe quand même aussi beaucoup, beaucoup par le texte, par le dialogue, par le jeu passe. C'est là où le cinéma est très proche du théâtre. Per quanto riguarda Camus, è sicuramente un autore che io ho letto molto, che è stato un grande riferimento per me, in particolare Il primo uomo, la sua opera incompiuta. E riguardo al dialogo, la sua terza domanda, il suo terzo punto, è vero che quando si fa un tipo di cinema che è un cinema di
personaggi, i dialoghi assumono una grande importanza. È tanto più vero nel teatro, quando il teatro si basa prevalentemente sulla recitazione degli attori, gli attori lì assumono un ruolo molto importante. Naturalmente la capacità recitativa degli attori non dipende soltanto dalla recitazione verbale, c'entra anche il linguaggio corporeo, c'entra lo sguardo. Ma in questo senso, con un tipo di cinema come il mio, molto della recitazione passa anche attraverso il testo e i dialoghi, e in questo sì, si avvicina al teatro. Sì, volevo chiedere una cosa io prima, ad Ariane. È una cosa, sentendoti in questi giorni, hai parlato della recitazione, del lavoro d'attrice, e dicevi che innanzitutto per te è un lavoro, quindi non hai personaggi preferiti, non ti interessa immedesimarti in nessuno dei tuoi personaggi, eccetera, eccetera. E oggi, stamattina, dicevi anche che in francese c'è questo verbo, no, jouer, che rende benissimo, secondo te, quello che è un po' il gioco dell'attore, no? In italiano non si può fare, però insomma recitare e giocare in francese si dice allo stesso modo, e volevo che ci parlassi un po' di questo. Je crois que particulièrement au cinéma, bon, alors faut commencer par le début. Ma formation à moi, c'est une formation d'actrice de théâtre. Moi, j'ai d'abord appris à être comédienne au théâtre et j'ai commencé à jouer très très jeune, quand j'étais enfant. Et après, je suis allée dans la plus grande quand j'étais petite, mais ça n'a pas beaucoup changé, donc voilà. Mais après, je suis allée dans une grande école de théâtre à Paris. Et ce que j'ai envie de dire, parce que je ne sais pas si par hasard il y a des jeunes gens ici qui ont envie d'être acteurs, je crois que mon métier, c'est un travail immense. Et c'est un travail de tous les jours. On n'est pas acteur en 3 mois. Comme on n'est pas chanteur en 3 mois, comme on n'est pas musicien en 3 mois. Ça n'existe pas, mais vraiment pas. C'est une tromperie de faire croire à des jeunes gens que même parce qu'ils ont fait un film, parce qu'on les a pris juste pour ce qu'ils étaient, qu'ils sont acteurs. Bisogna cominciare dall'inizio. La mia formazione è di attrice teatrale. Ho iniziato a recitare da giovane, da bambina, da piccola, e forse questo non è molto cambiato. E poi ho deciso di iniziare a frequentare, di andare a frequentare una grande scuola di teatro a Parigi. C'è tanta gente qui questa sera, vedo molti giovani, e magari qualcuno di voi ha voglia di diventare attore. Io vi posso dire che il mestiere di attore è un lavoro immenso, che si costruisce ogni giorno. Non si può diventare attori in 3 mesi, come non si può diventare... È la fine! Scusate, come non si può diventare cantante o musicista. Non esiste assolutamente una cosa del genere. È un inganno chiunque dica a un giovane che magari è stato scelto in un film perché andava bene così com'è, che dopo quel film è attore, sta dicendo una cosa falsa. Un acteur est quelqu'un qui doit avoir toujours son enfance dans sa poche. C'est-à-dire, quand je parle de son enfance, c'est cette capacité à pouvoir jouer. Quand on est enfant, on dit alors à ce moment-là, on ferait ça. Et hop, on le fait. Un acteur ne doit jamais perdre ça. Un enfant fait ça sans la conscience de ce qu'il est en train de faire. Un acteur fait ça avec la conscience de ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça que ça demande du travail, énormément de travail. Un musicien, un violoniste ou un pianiste fait des gammes 8 heures par jour. Un acteur fait des gammes. Elles sont différentes. Son instrument, c'est lui-même. Il faut qu'il apprenne à maîtriser son corps, sa voix,
et qu'ils s'en servent de la même manière qu'un musicien peut se servir de son instrument. Et ça demande des années, vraiment des années. Et ça ne s'arrête jamais d'ailleurs. Un attore deve sempre avere la propria infanzia in tasca, a portata di mano. È nell'infanzia che si ha la capacità di giocare, appunto. E sapete come fanno i bambini? Dicono: in questo momento farei questo, e lo fanno, si buttano inconsapevolmente. Un attore fa la stessa cosa, ma avendone coscienza, ed è per questo motivo che è un lavoro che deve essere fatto tutti i giorni. Un musicista, un pianista si esercita, fa le sue scale, fa i suoi esercizi ogni giorno, ha uno strumento a disposizione, lo strumento dell'attore è se stesso, la sua voce, il suo corpo, ed è il motivo per cui ci vogliono anni per imparare, ed è un lavoro che non finisce mai. Alors évidemment qu'on est, il faut être un peu narcissique pour être acteur, parce qu'il faut être complètement fou pour penser qu'il y a des gens qui vont venir vous voir. Donc il y a quand même quelque chose de narcissique. Mais ce narcissisme-là, il faut s'en servir un petit peu, mais après, il faut faire très attention à ça. C'est Louis Jouvet. Louis Jouvet était un grand acteur français et professeur au Conservatoire de Paris, pas quand j'y étais, hein, avant. Et qui disait à une de ses élèves qui jouait Elvire dans Don Juan, où elle était en larmes, et elle avait l'impression d'être formidable. Et il lui dit: mais tu pleures, mais moi ça ne me fait rien. Ce qui importe, c'est pas que toi tu pleures, mais que moi, spectateur, je pleure. Donc vous comprenez, il faut être extrêmement généreux. Il faut donner aux spectateurs, et non pas se faire plaisir. Se faire plaisir, c'est très facile, mais on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est arriver à trouver l'universalité de votre jeu, de manière à ce que qui que ce soit, quelqu'un qui a travaillé toute la journée, quelqu'un qui est resté chez lui, quelqu'un qui a de la culture, quelqu'un qui n'en a pas, puisse être touché par ce que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est ça le travail. Donc il faut être un peu narcissique, mais particulièrement généreux, avoir de la culture, savoir de quoi on parle, et passer ses journées, sa vie, à regarder les autres, comment ils marchent, comment ils parlent, comment ils bougent, qu'est-ce qu'ils font. Il faut être curieux. Un acteur est un explorateur. Il y a un autre grand metteur en scène de théâtre qui s'appelle Peter Brook, basta, qui dit que les répétitions, c'est une exploration, c'est partir en exploration. Et que les représentations, c'est raconter l'aventure de l'exploration. Ci vuole anche un po' di narcisismo, tutti gli attori ce l'hanno, e perché naturalmente bisogna essere pazzi a pensare che qualcuno abbia voglia di venirvi a guardare, a vedere. E bisogna usarlo, questo narcisismo, ma bisogna anche stare molto attenti. Louis Jouvet, un grande professore al conservatorio, ricordo che disse a un'attrice che interpretava Elvira nel Don Giovanni e doveva piangere, lei era convinta di avere fatto un'esecuzione perfetta, lui le disse: piangi, tu piangi, ma io no. E questo è il senso di un attore. L'attore deve muovere qualcosa nello spettatore, in chi lo sta guardando, deve arrivare a toccarlo, e quindi deve essere estremamente generoso per piacere agli altri, per arrivare agli altri, e non per autocompiacersi. Deve riuscire a trovare quell'elemento di universalità che c'è nella sua recitazione, in modo che chiunque lo vada a vedere una sera, qualcuno che magari ha lavorato tutto il giorno, qualcuno che ha un certo grado di cultura o altri che hanno un grado differente, arrivi a essere toccato e mosso dalla sua interpretazione. Quindi gli ingredienti sono un po' di narcisismo, molta generosità, la cultura, sapere quello che si sta facendo, e trascorrere le proprie giornate ad osservare gli altri, come si muovono, come parlano,
come camminano, che cosa fanno, perché un attore è anche un esploratore. Un altro grande regista, Peter Brook, diceva che le prove sono un'esplorazione e la rappresentazione è il racconto di questa avventura. Donc ça veut juste dire que toutes les choses que vous voyez à la télévision, comme les académies, les star académies, les machins choses où vous croyez que comme ça on devient une star, hein, ces espèces de machins, ne regardez jamais ça. C'est la misère de notre métier. Vraiment, je vous en supplie. C'est la misère. Questo naturalmente vuol dire che tanti programmi, tanti format televisivi come Star Academy sono davvero la miseria, trasformare in miseria il nostro mestiere, quindi vi supplico non guardateli perché sono pietosi. Abbiamo una domanda in sospeso. Intanto sono venuto al Meeting Film Festival che ha fatto venire questo regista metropolitano e un po' cosmopolita. E i suoi film, bisogna dire che come quelli di Claudio Smacchi, non so, di Olivera, anche Romero, sono sulle... come si dice? Sulle... sociale, come in Inghilterra c'è Ken Loach, c'è Mike Lee e Carlos Macchi, ma anche De Oliveira e tutto. E poi volevo fare una domanda sul sul film degli armeni che deve fare e se le scene che gira le fa proprio in maniera maniacale come Stanley Kubrick e le gira più di 2 o 3 volte. E se avesse fatto il film di Jacques Audiard, Il Profeta, quello. Poi alla signora, no, un attimo, sì, qua. Che cosa l'ha colpita delle qualità come regista, non come uomo, come regista, ecco. Se farebbe un film musicale, qualche altro cosa. Allora, la questione è che Laurent Ravenny, io penso che la sua referenza è un film che tutti erano. Non, oui, je vais, non, en fait, donc si on a bien compris, moi je fais pas beaucoup de prises, non, c'est rare qu'on dépasse 3, 4, parfois on va jusqu'à 7, mais c'est presque 7, c'est un maximum. En fait, si au bout de cette prise ça ne marche pas ou ça va toujours pas, je change d'idée. Je préfère changer d'idée que insister, en fait. Donc je préfère prendre un autre axe, un autre objectif, annuler la journée d'ailleurs et tourner une autre journée, reporter la scène. Mais je n'insiste pas plus que ça. J'ai horreur de ça et ça devient effectivement, ça par exemple, c'est aussi une stratégie. Je trouve que ça devient, les choses deviennent pénibles. Le fait de jouer, dont tu parlais par exemple, surtout avec les acteurs, on ne s'amuse plus, quoi, là. Là, vraiment, on fait des efforts, on travaille, on transpire, les jours, il n'y va pas. Donc, je préfère abandonner et revenir le lendemain. No, io in genere non faccio mai tante riprese, faccio 3-4 ciak, massimo 7, ma se alla settima non è buona, a quel punto preferisco cambiare idea che insistere di fatto, perché preferisco annullare la giornata di riprese, perché ho orrore di queste situazioni dove arriva a prevalere un'ostinazione, una strategia. Si parlava prima dell'atmosfera che si crea fra di noi, di questo rapporto di energia positiva e di libertà, e preferisco a quel punto lasciar perdere perché non è nel nostro modo di lavorare. Je m'inscris en faux.
parce qu'un jour il m'a fait faire 18 prises pour tomber dans un cageot de poisson. Pour la ville est tranquille et au montage ça a été coupé. C'est les poissons qui jouaient pas bien. Sta mentendo. Una volta mi ha fatto fare 18 chuck facendomi cadere sulle cassette del pesce. Era naturalmente una scena di La Ville Tranquille, una scena che poi è stata tagliata al montaggio. Ah, oui. Comment... ah. Alors, la manière de travailler de Robert avec les acteurs est très simple. En fait, il est très intelligent. Je le dis, il est content, comme ça, on va passer une bonne soirée. Et... Et ce qui est très étonnant, c'est que Robert se positionne toujours comme le premier spectateur. Et ça, c'est rarissime. C'est-à-dire que Robert adore les acteurs et surtout, il ne comprend pas comment font les acteurs. Ça reste quelque chose de mystérieux pour lui. Donc, c'est formidable pour nous. Parce qu'il est à côté de la caméra et il nous regarde et il est vachement content. Donc c'est extrêmement gratifiant pour nous, mais en même temps, il est très malin parce que il voit très très bien, enfin il ne sait pas ce qu'il veut, mais il sait ce qu'il ne veut pas. Donc fur et à mesure, en disant, il parle très peu, c'est pas du tout un réalisateur qui dirige les acteurs, juste à la fin de la prise, s'il est content, il dit « ça va ». S'il a envie d'autre chose, il dit « c'est bien, mais on va la refaire ». Mais en disant pas exactement quoi. Mais simplement, ça c'est formidable parce que ça veut dire qu'il a un immense respect et il se dit, ce qui est très rare de la part de réalisateurs, il pense toujours que les acteurs vont faire la bonne proposition. Et quand vous sentez ça en tant qu'acteur, évidemment, vous allez être très proposant. Parce que la plupart du temps, les réalisateurs, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les réalisateurs, ils ont peur des acteurs. Donc, ils ont toujours une image comme s'ils savaient tout. Mais en fait, ils savent rien. Mais c'est parce que les acteurs leur font peur. Alors, les acteurs, ils jouent, et puis le réalisateur, il dit non, mais plutôt comme ça, ceci, cela. En fait, il sait rien du tout non plus. Mais il joue à faire le metteur en scène. Tandis que lui, il a cette immense humilité de penser que les acteurs peuvent trouver tout seul. Et en même temps, il est malin et il nous emmène un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Non, c'est très, très plaisant de travailler avec lui, vraiment. Et normalement, il me fait un cadeau hein, après. Hein, là. C'est déjà fait, toi. Hein. Scale, puis... Il modo di lavorare di Robert come regista è molto semplice, è estremamente intelligente. Lo sto facendo contento, così poi trascorriamo una bella serata tranquilla. Robert si pone di fronte agli attori come primo spettatore e questa è davvero una posizione rarissima. Lui adora gli attori, non capisce come fanno per riuscire a recitare. La recitazione degli attori resta per lui un oggetto misterioso, ma per noi questo è naturalmente bellissimo, perché lui si mette lì di fianco alla macchina da presa, ci guarda e lo vedi che è felice e per un attore questo è estremamente gratificante. C'è da dire che lui non sa che cosa vuole, ma sa sicuramente cosa non vuole. Di fatto non dirige nel senso classico del termine, quello che fa alla fine di una ripresa
se è contento dice è buona, se ha voglia di qualcos'altro ti dice va bene ma la rifacciamo, senza dirti però che cosa vuole che tu faccia. Ha un rispetto davvero immenso per gli attori e questo pone noi attori nella condizione di poter essere estremamente propositivi, perché lui è convinto che la proposta giusta arrivi sempre dall'attore. E spesso i registi invece hanno paura degli attori e avendone paura assumono questo atteggiamento estremamente saccente, come se sapessero loro tutto quanto, quando in realtà non sanno assolutamente nulla. E invece lui ha molta umiltà e spinge gli attori a trovare da soli il personaggio e quello che devono fare. Naturalmente ha un modo estremamente scaltro di muoverci un po' a destra e a sinistra, ma lavorare con lui è davvero un piacere immenso. E dopo mi farà un regalo per aver detto queste cose. Bene, noi purtroppo abbiamo finito il tempo a disposizione e quindi dobbiamo chiudere qui. Vi ringraziamo tantissimo, non soltanto per questa conversazione, ma per avervi avuto come ospiti a Bergamo Film Meeting. È stato davvero un onore ed è stato molto bello poter passare questi giorni con voi. Grazie tu. Grazie. Grazie.